Il nostro progetto sfrutterà le metodiche di Next Generation Sequencing per migliorare la diagnostica delle malattie rare dei pazienti seguiti presso il nostro ospedale. Next Generation Sequencing è un nuovo approccio tecnologico che ci permette di studiare l'intero libro del nostro genoma anziché doverci focalizzare solo su alcuni singoli geni, quindi permette di migliorare la diagnosi, appunto, in particolare di patologie rare con una componente genetica. Per questo progetto specifico ci focalizzeremo in particolare sulle malattie, un gruppo di patologie rare del fegato, patologie del microcircolo chiamate venopatia porto-sinusoidale. È chiaro infatti da studi condotti negli ultimi anni che queste patologie rendono conto di una quota fino al 5-15% delle complicazioni legate alle malattie di fegato che si possono manifestare anche in persone completamente ignare di essere affette da una patologia con dei gravi sanguinamenti a livello dello stomaco e dell'esofago con anche rischio per la vita. Si sa che queste condizioni possono essere legate a tossicità di farmaci o altre sostanze, ma è stato scoperto che una quota sono legate a delle mutazioni genetiche che si possono trasmettere all'interno di alcune specifiche famiglie, per cui noi andremo a vedere, anche se in alcuni casi non diagnosticate, queste stesse mutazioni possono contribuire allo sviluppo di questa patologia, migliorando la diagnosi sia per i pazienti affetti che per i loro familiari e potenzialmente trovando dei meccanismi alla base della patologia su cui disegnare dei nuovi farmaci per prevenire questa condizione nel futuro. Grazie al finanziamento della ricerca del 5 per 1000 saremo quindi in grado di migliorare la diagnosi di pazienti affetti da malattie rare per i loro familiari e di comprendere meglio i meccanismi di malattia per disegnare nel futuro delle nuove terapie più efficaci per prevenire queste condizioni.